Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, mi trovate qua tutta caruccia e tutta pettinata che sembro tipo Shrek o Fiona de Shrek con questi mollettoni messi così e mi fanno tipo i cosetti come c'hanno loro, sono un orco, sono un orco. No, è che ho i capelli elettrici perché ho appena lavati e quindi la frangia mi sta sparando, ho detto sai che c'è amico mio, io ci metto i mollettoni e sto bene così, quindi eccomi qua, sono un orco. Comunque sono tornata con un altro video super figo perché spacchetteremo insieme questa box. Io le chiamo mystery box perché qua non sai che c'è dentro, so è box del mistero. Questa box che ho comprato su Pink Panda, l'ho pagata 30 euro, mi pare che tipo il valore effettivo, comunque il prezzo, se non mettete il codice che ci sta sul sito, è tipo 90 euro e l'ho già comprata una volta. Poi se volete vi lascio il link nell'info box se mi ricordo dell'altro video, perché le fanno tipo ogni mese, ogni settimana, e cambiano i prodotti all'interno e sono tutti prodotti beauty. Quindi non ci resta che aprirla. Mi rode il naso, oddio, là c'è Gugu. Non ci resta che aprirla e vedere il contenuto di quello che ci è capitato questa volta. Teoricamente sono 10 pezzi, quindi 10 prodotti. Si presenta così. Io ho fatto una fatica immensa a non aprirla, però tanto mi è arrivata tipo qualche ora fa e quindi non ho manco tribolato più di tanto. Allora, prima cosa che vedo è questa. Oddio, che carina! È una fascetta per i capelli. E c'è proprio scritto Pink Panda. È morbidissima, raga. L'elastico è morbido perché a me quando mi comprimono troppa capoccia mi viene parte testa. E in più è morbidissima proprio. E le orecchiette sono tipo rigide perché hanno il film di ferro dentro. Ma che carina, dai! Io poi, cioè, negli ultimi anni mi sono tipo proprio super appassionata alla skincare, quindi questa la userò un sacco. Bellina! Mi piace, questa prima cosa mi piace. Poi che cosa vedo? Che cos'è questo coso? Che cos'è? Spacchettiamo. Allora, vediamo un po'. Pennelli, sono pennelli. Sì, sono pennelli. Allora, dovrebbero avere le setole tutte carucce, tutte pettinate. Sentiamo un po'. Allora, so 4 pennelli. Qua c'è sto fregnetto. La marca è... non capisco se è Do Color o Ao Color. Boh, questa qua, mi sa Do Color. Morbidissimi. Questi sono quelli che piacciono a me perché ci stanno pure in silicone, ma in silicone io non mi ci trovo bene, anche perché penso che l'80% del trucco lo fanno i pennelli. Quindi se vi capitano pennelli, utilizzate pennelli sfigatini. Il trucco potrebbe venire un po' una cagata. E non è detto che uno deve spendere fior dei soldi. Cioè, ci è strane. Non è detto che uno deve spendere fior dei soldi per pennelli. Perché ci stanno anche dei pennelli che costano un euro. Tipo quelli che trovate al Mauris nel reparto tutto a 99. Che sono veramente buoni. Non so il top della vita, però fanno egregiamente il loro lavoro. Quindi, pennellini... contenta, contenta. Poi mi fate sapere se secondo voi quello che ho trovato vale sti 30 euro. No, vabbè, no, vabbè. Allora, è il dischetto riutilizzabile Remover Pad, marcato proprio Pink Panda ed è tutto rosa. Aspettate che lo apro. Io questi li uso con le mousse detergenti, io uso direttamente il panno. O sti dischetti qua, tipo ce n'ho un po' che ho comprato su Shein. Aia. Allora, mi piace perché è rosa. Devo sentire se è morbido. Se è morbido, passa la prova. La prova costume. Sì, raga, è morbido. Felice io. Metto la mousse detergente, faccio tutto, tutto, ta, 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 e poi metto paura quando mi guardo. Poi... questo che cos'è? Allora, lo faccio vedere. C'è scritto maschera peel off. E su questa qua... ah, questa è maschera peeling e questa è maschera rivitalizzante. 10-15 minuti.
Italiano dietro non c'è, quindi devo andare un po' a interpretazione. Vabbè, questa è tipo cetriolo e mela, e questa è vitamina C e arancio. Carine, monodose, fatte così. Poi, aspettate, fatemi contare. I pennelli so uno, la fascetta so due, le maschere so tre e il puff puff so quattro. Ok, quindi questa cosa è la 5 ed è tipo quei cosetti per pulire la spugnetta che sono super comodi. Io li uso, voi li usate o fate un po' stile casareccio? Io no, li uso perché mi facilitano molto la cosa, che io già odio lavare i pennelli, quindi quando ho sti fregnetti e ci sfrego la punta, faccio prima perché c'hanno tipo tutti i dentini, vedete? Carino, vedete, ci infilate le dita, fate tutto, tutto, tutta, è pure color pesca ed è marcato proprio Pink Panda. Ma che carina! Oh, era parecchio che non la prendevo perché ho detto, vabbè, quando l'ho presa sono rimasta contenta, però ho detto, vabbè, aspetto perché se no, se non cambiano le cose dentro, non vorrei ritrovarmi una uguale. Quindi ho aspettato, aspettato, ma io poi mi sono scordata. Mo', tipo, ci ho ripensato così dal nulla e l'ho ricomprata. Eccola qua. Poi, oddio, prodottino numero 6, un rossetto di Make Up Revolution e lo lascio chiuso perché lo regalo, è un nude, però per me è un nude scuro, ce n'ho tantissimo e so già che è una colorazione che non uso volentieri, perché a me piacciono i nude biancastri e sta cosa. Da 11 anni a sta parte non è mai cambiata, quindi vabbè, lo regaliamo. 5, qual era il 6, giusto? 7, che cos'è? Un illuminante, una cialdina di illuminante, la marca è Maiani, non ho mai sentita voi. Ed è oddio, aspettate, non leggo. Cosmos, si chiama Cosmos. Ecco qua, tipo una baby cialdina che io utilizzerò come ombretto perché c'è un sacco di palette magnetiche. Questi coloretti qua mi piacciono tantissimo, sia per il punto luce qua che sotto il sopracciglio. Quindi, ok, è un ombretto. Per me è un ombretto. Abbiamo detto 7, 8, anche se io vedo solo due cose. No, vabbè, ne ho trovata un'altra. Oddio. Vabbè, 8, un mascara di Wibo. La conoscete sta marca? Io l'ho già sentita. Il miglior prodotto del 2018. A questo punto io lo voglio aprire perché devo vedere lo scovolino. Allora, lo scovolino mi piace, dovrebbe essere tipo per volumizzare, perché di solito quando c'hanno lo scovolino così è un po' volumizzante. Sì, volume drama. Madonna, sono un fenomeno, ma sono un fenomeno teso. L'unica cosa è vedere se passa la prova odore. Oddio. Io quando ne sento troppo puzzolenti. Sapete che sa? Tipo Terdas. No, Pongono è più forte. Terdas. Proprio l'odore Terdas. Però vabbè, dai, non voglio fare cattiva, gli darò una possibilità, proprio perché qua c'è scritto The Best Product del 2018. Lo proverò. Poi se proprio vi interessa vi faccio sapere. Un altro prodottino, sempre dei Maiani, Unicorn Magic Lipstick. Vediamolo questo Unicorn Lipstick qua teso. Aspettate che sto piena forbice. E qua, quando registro i video qua è tutto molto piccolo, lo spazio è molto ristretto. Ok, anche se devo dire che sta box di cartone è veramente figa, perché l'altra volta, se non mi ricordo male, poi può essere che mi sbaglio perché io sono incoglionita, non mi pareva così figa con sto occhi, i rossetti, i mascara qua. Aspettate, ce la posso fare. Niente, ce la faccio. A parte mo' vi faccio vedere il pack che c'è l'unicorno sopra. Eccolo, vedete che carino.
Poi quando disegnano unicorni c'hanno sempre la fantasia, tipo i colori galassia, capito? Ho incrostato sto coso, mi sono incazzata. Veramente devo fare lo Shrek, eh? Vado, eh? Ci sono, ci sono. Allora, il pack è violettino. Non profuma di niente, proprio inodore. Aspettate, sniffo meglio. No, assolutamente inodore ed è giallo. Questi sono i rossetti che vendono su Pink Panda, che so, quelli tipo che te li metti e poi cambiano in base al tuo pH. Gliel'ho dato tipo da poco alla mia amica Sara, che gli ho regalato quello verde, che avevo trovato, mi pare, sempre nella prima box di Pink Panda, perché lei lo voleva comprare. Io ho detto, guarda, l'ho solo swatchato, mi pare, sulla mano, manco sulla bocca, se vuoi te do il mio. Lei ha detto sì. Amore, ti offro questo. Ma il problema fondamentalmente qual è? Che a me col mio pH mescolo sempre fucsiati, ma un fucsiato smorto, bruttino, che proprio non mi piace, capito? E quindi non mi metto. Poi, ultima cosa che stava rottino nascosta, io ho detto, vabbè, qua era così, no? Ho detto, vabbè, ma qua sono solo 9, invece c'è il 10 qua, ma c'è il 10, non me l'aspettavo. Ed è una mega palettona di Revolution. E queste da OVS le trovate a 15 euro. Guardate che bella mi è capitata con i toni del rosa. Cioè, la amo. È bellissima. Guardate, cioè, di tutti questi colori, no? Tutto questo tripudio dei colori, uno dice wow, il colore che mi è andato più all'occhio a me è questo. I coloretti chiari qui qua, no? Io impazzisco, cioè tipo mi faccio dei problemi fino a una certa, ovviamente, però mi faccio un attimo due conti se tipo io compro una palette in questo coloretto qua, perché tipo per me un trucco è fondamentale. Non si vede, eh? E tu dici, però per me è fondamentale, cioè ci deve stare, sennò mi innervosisco. Ed è bellissima. Mi piace tanto pure questo, ho visto prima, è sfuggita, aspettate. Allora, a parte questo, che è un rosa bello, bello power, però freddo, e questo qua. Però mi sa che non rende, eh. No, non rende, c'ha tipo tutti i microglitterini. Carina, mi piace perché c'ha dei coloretti scuri, tipo marrone, viola scuro, così, e dei coloretti più chiari. Quindi c'ha sia la famiglia del rosa che la famiglia del marroncino. Qua c'è qualche oro. Con tipo, se mettete un marrone scuro nella piega dell'occhio, lo potete sfumare pure con questi marroncini chiari aranciati. Carina, completa. Allora, conclusioni. In conclusione vi dico che secondo me c'è andata meglio stavolta che la volta prima. Anche se io la volta prima ero molto soddisfatta, quindi immaginate adesso ancora di più. Perché abbiamo trovato la palettona, ombrettino, che è illuminante, questo qua che è super oggi tartaglio, raga, ma come cazzo non lo so, e sarà di super utile e super comodo. Io poi c'ho il vizio di mettere super, come di madò, super belli, madò, super utile, madò, sei super figa oggi, super c'è sempre. Poi non è che mi sa dice tanto, però lo dico, vabbè, quello super utile, super comodo. Il pad qua, il dischetto riutilizzabile, la sfilza dei pennelli, mo metto qua sto coso simbolico perché ho qua sfusi, il mascherino, il rossettino, l'altro rossettino, la fascetta e infine le maschere. Gli do un bel 9. Cioè, raga, mi è piaciuta proprio tanto perché è completa, capito? Cioè, secondo me 30 euro li vale. Poi, se volete, magari periodicamente ne compro una al mese perché tanto le cambiano. E facciamo questa rubrica di una mystery box al mese. Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere appunto se vi è piaciuta e che voto gli dareste. Se vi va, visto che la box è tutta bella fucsia, lasciate tutte emoji fucsia. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo molto presto con un nuovo video in questo canale o nell'altro. Ciao!